Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo face to face. Oggi con noi c'è ANG, nello specifico c'è Giovanni Rossi, direttore Ciao e commerciale. buongiorno. Buongiorno a te. È la prima volta che vi ospitiamo. Giovanni lavora in ANG dal 2016, quindi una certa esperienza con ANG e oggi ci viene a raccontare un po' le novità della distribuzione da ING tramite la sua rete. Avete sempre dichiarato di voler puntare su tre prodotti su tre elementi fondamentali per lo sviluppo del vostro modello. Uno è proprio riguardante i prodotti, quindi da distribuire. L'altro è il modello di consulenza, un modello di consulenza ibrido, così lo definite, e l'altro il welfare per la vostra rete. Raccontaceli un po' nel dettaglio. E quest'anno siamo riusciti a fare dei passi avanti su tutte e tre le dimensioni, questo posso raccontarlo. Per i prodotti pensiamo di aver completato la gamma dei prodotti per i nostri agenti. Oggi un agente Inge può di fatto servire i propri clienti a 360 gradi. Abbiamo conti, abbiamo carte, abbiamo i prodotti di lending, naturalmente il nostro punto di forza sono i mutui, i prestiti personali, cessione del quinto, protezione assicurativa dei prodotti di finanziamento e protezione della persona e anche risparmio gestito. Quindi tutte le esigenze finanziarie della famiglia, il nostro agente le può gestire ponendosi come il punto di riferimento centrale. Questo abbiamo fatto quest'anno. Quindi la nostra gamma è completa, adesso sicuramente lavoriamo per migliorare alcuni aspetti, ma questo è un punto di arrivo di quest'anno. Serve a questo, no? Serve a poter gestire il cliente a 360 gradi. Modello ibrido. Quelli che hanno studiato dicono phygital, cioè sostanzialmente l'integrazione tra digitale e reti fisiche, ma quasi un terzo del nostro business dei mutui, che ripeto è il nostro business di punta, oggi viene da lead acquisiti digitalmente, che noi passiamo alla nostra rete, quindi qua abbiamo fatto dei grandi passi avanti. E tre, il welfare, oppure potremmo dire le persone. Welfare significa che noi, ad esempio, quest'anno abbiamo offerto ai nostri agenti un prodotto di protezione della loro persona, della loro salute, loro e delle loro famiglie, che è una cosa che tipicamente nelle banche succede, ma più per le popolazioni di dipendenti. E questo perché, più che welfare, lasciami dire, le persone sono al centro del nostro progetto, per noi sono fondamentali. Mi dicevi che insomma, voi avete una rete di persone composta da circa 250 Sì. persone, appunto, tra agenti e consulenti Sì. finanziari. Come ci hai detto, ING nasce, fa un po' un percorso inverso rispetto a tutte le altre banche, perché nasce già digitale, per poi arrivare invece a un approccio più fisico rispetto al full digital iniziale. Cioè, quali sono state poi alla fine le ragioni che vi hanno spinto a andare in controtendenza? Allora, qui ti dico due cose. La prima è che la rete degli agenti Ninja esiste dal 2006, quindi in realtà è una visione di lungo periodo quella che secondo noi a un certo punto il digitale si ferma e quando i clienti hanno bisogno di consulenza, di prossimità, deve entrare in gioco il professionista. Oggi noi raccontiamo di più la nostra rete, questo è sicuro, quindi siamo più visibili perché abbiamo deciso di farla crescere e quest'anno infatti è un anno in cui siamo cresciuti e credo che continueremo. Vedo che importanti banche digitali, annunci di questi giorni, vanno in quella direzione, quindi forse quello è il modello giusto. Non solo persone, ma anche in qualche modo punti fisici, no? Come dicevi, un punto di riferimento per il cliente. Forse il welfare, torno un po' indietro, si sposa bene proprio col fatto che per voi la rete sono come dipendenti, di fatto sono il vostro punto di contatto con i clienti. È così. Noi abbiamo 18 punti fisici in questo momento in cui stiamo parlando, altri apriranno di qua a poco tempo, siamo in una fase di forte espansione. I nostri punti fisici sono negozi finanziari, potrei definirlo un franchising. Questa è l'unica differenza che vi distingue dalle altre reti o hai Allora, altre io non conosco le peculiarità? altre reti e le rispetto, assolutamente le rispetto, quindi non so se questo ci differenzia, però ti posso dire quello che per noi è importante, l'ascolto. Noi facciamo periodicamente dei momenti di ascolto con i nostri agenti, con i nostri store manager, dove
decidiamo insieme la direzione. Poi è chiaro che l'azienda ha la responsabilità di decidere, però il processo di ascolto, di attivazione dell'intelligenza collettiva per noi è importante e credo che sta dando i suoi frutti. E a un giovane che si avvicina a questo mondo, al mondo della distribuzione del credito, dei prodotti bancari in generale, nel vostro caso, quale consiglio daresti? Quale motivo secondo te dovrebbe avere per scegliere voi per partire? Io ho 3 figlie di 14 anni, quindi quando si tratta di dare consigli ai ragazzi, ai giovani, lo sento come una responsabilità. 3 figlie di 14 anni, gemelli. Lo sento come una particolare responsabilità e quindi oggi a mente serena, a cuore aperto, dico che oggi Inge un posto a scegliere. Perché la banca è in una fase di crescita, ti dico un numero, noi nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo raddoppiato la nostra quota di mercato in Italia. Siamo passati da circa il 4% al 10%. È la prima volta che succede che un mutuo su 10 nel primo semestre 2023 in Italia è stato fatto da Inge. Quindi è un posto che sta crescendo. In più, credo che il nostro modello, come l'abbiamo raccontato, consenta a un giovane che si voglia impegnare di poter raggiungere, lo stiamo vedendo, perché i giovani che noi onboardiamo velocemente arrivano a dei risultati importanti. C'è un'altra faccia della medaglia, che è l'impegno. Noi chiediamo un impegno rigoroso, perché i prodotti non sono solo uno, sono di più, quindi bisogna studiare. Pretendiamo che i nostri clienti siano seguiti con la massima professionalità, l'attenzione ai rischi è massima. Quindi Inge è un posto che può dare molto, ci vuole molto impegno, molto rigore. Senti, per concludere, so che ci sono novità in ballo per questa fine d'anno, ma ce ne saranno anche ulteriori per il nuovo anno. Ci può dare già qualche anticipazione? C'è una ciliegina sulla torta, in realtà. Tra qualche giorno noi apriremo il nostro primo, lo chiamiamo Store Light, che di fatto è a Padova il 24 novembre, aprirà e rappresenta per noi un'evoluzione della specie, perché a differenza dei nostri negozi tradizionali, è una formula che abbiamo pensato come un franchising, quindi il modello di condivisione, sharing, sia dei ricavi che dei costi con l'imprenditore, il team dei professionisti che decide di investire in un negozio Inge, credo sia molto interessante, flessibile e consenta a professionisti maturi di poter prendere in considerazione con i loro team di aprire un negozio di Inge nella loro città dove non c'è, e per le grandi città possiamo ancora aprirne qualcun altro perché c'è spazio. Bene. Una bella novità, aspetteremo con l'apertura del prossimo 24 e vedremo, magari per il prossimo anno ci rincontriamo per verificare com'è andata questa nuova iniziativa. Molto volentieri e grazie per averci dato l'opportunità di raccontare i nostri progetti. Grazie a voi, a presto. A presto.